Siamo qui nella sede della Treccani, la presentazione del libro di Luigi Paganetto che avviene nel giorno in cui nasce il nuovo governo italiano. Giorni fa c'è stato l'incontro tra Macron e Giorgia Meloni. Come legge questo incontro per affrontare le sfide che l'Italia, la Francia e l'Europa devono vincere? Ma questo libro, Equità e Sviluppo, dà una immagine ampia e completa e molto coerente delle sfide che abbiamo, e queste sfide vediamo che c'è un bisogno di Europa, perché c'è un doppio ritorno, un ritorno del geopolitico che richiede quindi un'autonomia strategica dell'Europa, e poi c'è un ritorno, diciamo, della pianificazione, della necessità di vedere a lungo termine. E questo anche porta alla capacità degli europei insieme a progettarsi nel futuro, e in particolare questo è il tema del PNRR o anche di tutto quello che vogliamo fare per sviluppare la sovranità europea, cioè l'indipendenza energetica, la sovranità alimentare, la sovranità tecnologica. E quindi questo è il senso dell'incontro tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica. Siamo due paesi fondanti dell'Unione Europea e Italia e Francia sono paesi vicini, amici, molto complementari, e quindi noi abbiamo bisogno dell'Europa e l'Europa ha bisogno di questa buona intesa tra Italia e Francia. Sulla strategia per quanto riguarda la tecnologia, come concretizzarla realmente? Recentemente la Francia ha annunciato una nuova strategia con la quale si vuole finalmente dare forza e valore alle aziende francesi sul cloud. Ma noi vogliamo, più che francesi, vogliamo veramente sviluppare un cloud europeo, cioè avere, perché su tutte questioni della transizione digitale abbiamo i nostri valori, ad esempio tutta la privacy è diversa in Europa di quello che è negli Stati Uniti o in Asia, ad esempio. Quindi è necessario per conservare i nostri valori, ma anche per la nostra prosperità, avere degli attori europei, francesi, italiani, e quindi noi stiamo sviluppando il cloud europeo, e quindi anche attori francesi quindi vengono qui in Italia per vedere come avere delle cooperazioni.